La ricetta che andiamo a preparare oggi sarà il tortino di zucca, un antipasto caldo con logicamente principale la zucca, 300 g di zucca, 3 uova fresche, 100 g di formaggio grana grattugiato, un quarto di litro di panna, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti del tortino che andremo poi a decorare con scaglie di pecorino stagionato e una crema di aceto balsamico. Questa è una crema di aceto balsamico che prepariamo noi, facendo restringere un aceto balsamico di Modena, però si può comprare tranquillamente nei supermercati. Andiamo a preparare la ricetta versando tutti gli ingredienti nello stesso momento, perciò andrò a versare il purè di zucca, andrò a aprire le uova direttamente insieme alla zucca, aggiungiamo i 100 g di formaggio grattugiato. Sono 5 cucchiai perché un cucchiaio è circa 20 g di peso. E in ultimo andiamo a versare un quarto di panna fresca. Andremo a mescolare con cura tutti gli ingredienti. Questa è una ricetta molto semplice, veloce, che si può preparare tranquillamente il giorno prima, tenere in frigorifero e al momento di servire scaldare bene e decorare, come dicevo prima, con il pecorino stagionato e l'aceto balsamico. Una volta mescolato gli ingredienti con cura, riempiamo gli stampini. Io amo usare stampini di silicone perché hanno queste forme particolari, sono facili da pulire, facili da trovare. L'unico difetto che hanno è che bisogna metterci una base, altrimenti c'è il rischio di rovesciare il tutto. Si riempiono gli stampini fino all'orlo. Una volta riempiti tutti quanti gli stampini, di solito con queste dosi ne saltano fuori, ne risultano 6. Ecco fatto. Una volta riempiti gli stampi, dicevo, andranno ricoperti con una pellicola trasparente in modo da mantenere l'umidità all'interno e andranno cotti al forno a 100 gradi, mi raccomando le temperature perché sono fondamentali. Il tortino, come nel crème caramel, non deve bollire, deve cuocere lentamente, perciò una temperatura di 100 gradi in forno per circa 40 minuti. Abbiamo completato il nostro tortino con scaglie di pecorino stagionato, crema di aceto balsamico e lo andiamo ad abbinare con un vino bianco frizzante, un pignoletto dei Colli Bolognesi.